Amici juventini e non, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Scusate la voce rauca, la voce sexy che ho. Ragazzi, purtroppo, ho preso quello che non dovrei prendere, come tutti. Un po' di mal di gola, un po' di raffreddore. Ma va bene, è giusto così. È giusto così. Ragazzi, cosa vogliamo parlare? Parma Juventus 2 a 1. Ragazzi, dico già subito, non. Siamo stanchi. Siamo stanchi. Poi non cosa vogliamo dire ogni volta? Cosa vogliamo dire? Cosa vogliamo dire? La Juventus con due facce. La Juventus con due facce. Il buono e cattivo gioco. Ragazzi, la Juventus sterile, la Juventus come tutte le volte che vediamo la parte, vediamo questa squadra, la Juve che vince, ragazzi. Anche se siamo 4 punti, 4 punti dall'Inter, a più 4 dall'Inter, ragazzi, cosa vogliamo dire? Siamo contenti? Godiamo a più 4? Diciamo di sì. Diciamo di sì, però al rovescio della medaglia siamo sempre qui a criticare la Juventus, di questo centrocampo che non va, di questo gioco rinunciatario, di questa Juve che non dà i frutti sperati di questo allenatore Sarri, che non dà tanto animo a questa squadra, anche se non abbiamo visto diciamo, tra virgolette, che tutti ormai lo definiscono così, lo definiscono, scusate, voce rauca, non c'era quel cane di Bernardeschi, non c'era quel cane di Bernardeschi. Ci deve essere anche al centrocampo un giocatore simbolo che è Pjanic. Pjanic, Rabiot, Ramsey. Non andiamo da nessuna parte. Non andiamo da nessuna parte. Un Ramsey che pensavamo che sia diciamo un pezzo in più nel centrocampo, un giocatore che poteva fare la differenza, lasciando perdere Pjanic e i suoi 150 passaggi a partita, come lo definiva Rabiot.
il nostro Sarri. Però non vediamo concretezza, non vediamo uno spirito di gioco al centrocampo, non vediamo spinta. Io ragazzi, siamo veramente stanchi. Che io vi giuro, non so neanche se vale la pena fare il posto partita. A parte, ragazzi, non ho tanti visualizzazioni, non ho tanti iscritti perché, ragazzi, no. Cioè, ognuno porta il suo pensiero. Però, ragazzi, faccio fatica ogni volta a fare il mio pensiero, perché, ragazzi, non ho tutto in mente. A caldo, e poi i video li faccio quando mi sento di farli. E ragazzi, la Juve che non piace, la Juve, ripeto, rinunciataria, con poco organico. Ogni volta che scende in campo passeggia. E ragazzi, il bello di questa Juve è che si sveglia sempre nella ripresa. Nella ripresa. E non capisco perché Sarri continua a sostituire Dybala, che è l'unico giocatore che sa districarsi nel proporre gioco, di andare un po' a smiscerare un po' l'organico di gioco. Perché sappiamo che gli altri giocatori non si muovono, non hanno idea di fare passaggi buoni, di avere la posizione giusta. Perché ragazzi, non siamo capaci di fare passaggi, facciamo passaggi lenti, passaggi prevedibili, facciamo passaggi anche all'avversario, perché ragazzi, lanciare un po' più forte li costano a fare anche passaggi abbastanza forti. Però non hanno voglia. Ragazzi, no, non c'è spirito, non c'è voglia di riscattarsi anche per dare un po' di spettacolo. Ragazzi, ma pa a parte che si è risvegliato Ronaldo facendo doppietta. Che non so cosa aveva Ronaldo nelle partite passate, però ragazzi, allora, il bello della diretta è non taglio niente, ragazzi. Ronaldo che ha dato il suo contributo, si è mosso nelle tempistiche giuste, è riuscito a sbloccarsi anche sul rimpallo, tipo sì, un rimpallo dell'altra squadra,
diciamo che siamo fortunati ad avere Ronaldo, siamo fortunati ad avere Ronaldo, che è l'unico che tira in porta. È l'unico che tira in porta. Per tutto il resto, zero. Zero. Abbiamo un De Ligt che si sta rispecchiando un buon difensore. E diciamo, ragazzi, fortunati. 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 E non stiamo lì sempre a vincere. Ma a vincere sempre con un risultato. Con gol di scarto, ma non è che facciamo un risultato tranquillo, no, facciamo un risultato sempre in sofferenza. Ma perché? Perché i giocatori non si muovono, non si muovono, sbagliano passaggi. Non si capiscono. Abbiamo un centrocampo che fa pietà. Ramsey, Pjanic, Matuidi, lasciamo perdere. Rabiot, lasciamo perdere. Ragazzi, questi abbiamo centrocampisti. Ragazzi, che dire, non abbiamo parole di questo centrocampo che può dare qualcosa. Però non siamo sempre lì a segnare il gol della cuffia. E niente, ragazzi. Non taglio niente, ragazzi, non taglio niente. Niente, ragazzi, che dire, una partita sempre sofferta e siamo contenti così, ragazzi. Ma niente di eclatante con questa Juve. Va bene, ragazzi, niente, io vi saluto, niente, a posto, ragazzi, per dire sempre forza Juve, però questa Juve non convince, e anche se vince, non convince. Ciao a tutti, ragazzi, e ci sentiamo. Purtroppo. Abbiamo preso Sarri, ma per me può dare qualche cosa in più. Ok? Però se il centrocampista abbiamo. Se i centrocampisti li abbiamo questi, pazienza. Va bene? Ciao ragazzi, ci sentiamo.